Uè, l'invasione russa ai danni dell'Ucraina è ormai una triste realtà sulla quale ogni giorno riceviamo informazioni discordanti. Lo scopo di questo video non è quello di puntare il dito contro un colpevole, né quello di andare ad analizzare nel dettaglio i fatti che hanno portato a questa recente guerra. Come ho già detto rispondendo a centinaia di messaggi, criticare una fazione non vuol dire elogiare un'altra fazione, il benaltrismo non serve a niente, quindi evitate di commentare con gne 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 ma ha iniziato prima lui, gne 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 ma allora le sanzioni, gne 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 allora Bibbiano, vi avviso. Se no faccio quello che ha fatto l'Unione Europea per evitare questa guerra. Niente, vi prego, non fatelo. Grazie. Qualche giorno fa l'azienda NewsGuard ha pubblicato un report nel quale ha identificato 116 siti legati a meccanismi di disinformazione e propaganda pro-Russia, come i famosi Russia Today, TASS e Sputnik News, evidenziando quanto sia corposo l'apparato bufalaro russo. Oltre a ciò ha anche riportato le 10 fake news più popolari al momento sulla guerra. Devo dire che leggendo i messaggi che mi arrivano su TikTok, la nota piattaforma per intellettuali cui piace guardare le ragazzette che sculettano, che fanno piuttosto presa. Andiamo quindi a vedere le 10 bufale russe più popolari sulla guerra in Ucraina. Oh, io ve le riporto, poi ognuno è libero di credere o di interpretare la realtà nel modo in cui ritiene più opportuno. Ad ogni modo, le fonti sono tutte in descrizione. Peace. Il genocidio in Donbass. In rete circolano moltissimo dei messaggi che affermano che dal 2014 sia in atto un genocidio ai danni della popolazione russofona del Donbass che ha portato alla morte di 14.000 persone perseguitate dal governo ucraino. Ebbene, non c'è nessuna prova a riguardo. Ci sono stati negli anni parecchi rapporti di organi importanti quali la Corte Penale Internazionale e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani che hanno portato alla luce diverse malefatte sia da parte filorussa che da parte filoucraina. Ciò che a noi interessa è che ad oggi non sia stato mai segnalato nulla che si avvicini lontanamente alle affermazioni della Russia. Secondo un documento delle Nazioni Unite pubblicato a gennaio, dal 2014 ci sono sì state 14.000 vittime, il famoso numero, ma si parla di vittime civili, truppe ucraine e truppe filorusse, risultato di una guerra civile, nessun genocidio programmato. In questo caso, quindi, lo scopo della propaganda russa è chiaramente quello di ingigantire l'aggressione ucraina, minimizzando invece le azioni russe. Potete trovare tutti i documenti in descrizione, potete leggerli, tanto sono lunghi, non si leggerà nessuno. Proseguiamo. Sabotatori di lingua polacca hanno tentato di bombardare un impianto di trattamento delle acque reflue nel Donbass. Giorni prima che scoppiasse la guerra, la Repubblica Popolare di Donetsk, sostenuta dalla Russia, ha pubblicato un video in cui apparentemente alcuni dei suoi soldati impedivano dei sabotatori di lingua polacca di sabotare un impianto di trattamento delle acque reflue. Tuttavia si è scoperto che il video era stato manipolato e non ci sono prove che sabotatori ucraini abbiano tentato un simile attacco a Khordivka, la città vicina a Donetsk. Il video è stato girato giorni prima e la traccia audio è stata modificata inserendo delle esplosioni da alcune esercitazioni militari dell'esercito finlandese del 2010. In pratica hanno fatto una YouTube poop. Una roba del genere. Le forze ucraine hanno bombardato un asilo nel Lugansk il 17 febbraio 2022. Le bufale sui bambini vanno sempre di moda perché, si sa, qualcuno pensi ai bambini! Quindi cosa c'è di meglio che inventarsi una bella bufala su un bombardamento ucraino su un asilo? Perché gli ucraini dovrebbero bombardare un asilo? Non lo so, perché sono malvagi, suppongo. Comunque, fatto sta che è stato scoperto che in realtà l'asilo si trovasse in territorio ucraino e che la direzione del bombardamento arrivasse dal territorio filorusso. Due particolari che potrebbero ribaltare le accuse, perché suona un po' strano che gli ucraini si siano messi ad autobombardarsi. Comunque siamo in un momento di caos in cui non ci sono certezze su nulla. Quindi ci andrei piano con condivisioni e accuse.
La Russia non ha preso di mira infrastrutture civili in Ucraina. Tralasciando i commenti di parte ucraina sulla faccenda, perché comunque in ogni caso in guerra non ci sono buoni e cattivi, e se decidiamo di credere a una fazione solo perché pensiamo sia quella giusta, rischiamo di prendere delle grandi cantonate. Ciò che possiamo dire a riguardo è che Amnesty International ha documentato molteplici attacchi da parte dell'esercito russo contro obiettivi civili in Ucraina, aggiungendo che alcuni di questi attacchi potrebbero costituire crimini di guerra. Anche in questo caso direi quindi di andarci con i piedi di piombo con la propaganda, anche se le valutazioni si faranno dopo, a fine guerra. Sempre che non finiamo a distruggerci con le armi nucleari, ovviamente. Il governo ucraino è composto da drogati nazisti. Che dire, mi fa veramente ridere pensare che qualcuno possa affermare che un tizio ebreo che fingeva di suonare il piano con il pisello sia un nazista drogato assetato di sangue. Mi fa veramente piangere pensare che migliaia di persone copincollino messaggi del genere in rete. Comunque, che dire, è innegabile che in Ucraina ci siano dei gruppi filofascisti, così come ci sono in Italia, purtroppo. Quello che possiamo dire è che alle elezioni presidenziali del 2019 il partito filofascista ha preso l'1,6% dei voti e attualmente ha in Parlamento un seggio. Un po' pochino per controllare la politica ucraina, però si sa mai. La NATO ha organizzato un colpo di Stato per rovesciare il governo ucraino filorusso nel 2014. Diciamo subito che non esistono prove a sostegno della teoria secondo cui la rivoluzione di Maidan del 2014, quella che ha portato alla cacciata dell'allora presidente Viktor Yanukovych, sia stata un colpo di Stato orchestrato dai paesi occidentali. Quanto accaduto ha avuto l'aspetto di una rivolta popolare scoppiata per protestare contro la decisione dell'allora presidente Yanukovych di abbandonare il percorso di integrazione nell'Unione Europea, intrapreso anni prima. Attenzione, non ci sono prove di un colpo di Stato, non vuol dire che non ci siano state pressioni da una parte o dall'altra. È innegabile che il paese fosse già spaccato in due, ma da qui a dire che c'è stato un colpo di Stato c'è una piccolissima differenza. Ad ogni modo vi lascio in descrizione un dossier su chi era Yanukovych. Gli Stati Uniti possiedono una rete di laboratori di armi biologiche nell'Europa orientale. Boh, questa è semplicemente falsa. Come chiarito dal servizio di sicurezza ucraino nel 2020. Nessun laboratorio biologico straniero opera in Ucraina. Magari è sottoterra, o magari ce lo tengono nascosto loro. Chi può dirlo? Ad ogni modo anch'io potrei dire che il comune di Biella sta sviluppando la bomba atomica. Dimostratemi che non è così. La NATO ha una base militare a Odessa. Anche in questo caso è semplicemente falso. Le navi della NATO hanno rafforzato la loro presenza nel Mar Nero dall'annessione della Crimea. Vero, ma da qui a costruirci una base ce ne passa. A dirla tutta, le basi militari in Ucraina sono vietate dalla Costituzione e sulla mappa interattiva della NATO non compaiono centri in Ucraina. Ma chi può dirlo? Magari sono stati nascosti molto bene. Cosa ci vorrà mai a nascondere una nave lunga 100 metri agghindata con dei cannoni lunghi come il pene di Rocco Siffredi a San Valentino? La Crimea si è unita alla Russia legalmente. È principalmente falso, perché il referendum che si è svolto nel 2014 circa l'annessione della Russia alla Crimea non è stato svolto in maniera legittima e quindi è per questo che la Crimea non viene riconosciuta dalla maggior parte dei paesi come parte della Russia. Non è legittimo in primo luogo perché il referendum non ha concesso a tutti i cittadini ucraini il diritto di votare, violando la Costituzione ucraina che prevede la partecipazione di tutti gli elettori ucraini per modifiche territoriali. In secondo luogo, tra le opzioni al ballottaggio era esclusa la possibilità che la Crimea mantenesse lo status quo. Le due opzioni erano unirsi alla Russia o tornare alla Costituzione del 1992, che conferiva alla penisola una significativa autonomia. Terzo punto, e forse il più importante, il referendum si è tenuto nel contesto di un'aggressione armata operata anche da truppe russe. I sondaggi hanno sempre dato in vantaggio la componente filorussa, ma regà, da qui a passare al 95% di sì per l'annessione in Russia, non so, solo a me sembra un po' strano? Però magari mi sbaglio. L'Ucraina moderna è stata interamente creata dalla Russia comunista. Qui ci aggiungo un «Ma Kiev era la capitale della Russia?»
Innanzitutto non c'entra niente. È una cosa che risale a 1000 anni fa e che con la Russia moderna non c'entra nulla. È come se allora noi reclamassimo mezza Europa perché Roma era la capitale dell'Impero Romano. L'Ucraina ha combattuto e cercato l'indipendenza già diverse volte, nell'Ottocento e dopo la Prima Guerra Mondiale, prima di venire annessa alla moderna URSS nel 1922 dai bolscevichi russi, ma ha sempre avuto una componente culturale peculiare, basta pensare alla lingua, l'ucraino. Ma poi l'Ucraina ha deciso di persona di essere indipendente, tramite il referendum nel 1991, quindi è un'argomentazione fallace, non ha molto senso, insomma, visto che anche loro si riconoscono come una cultura separata. E con questo tocco polemico abbiamo finito la nostra carrellata. Che dire, a mio avviso, indipendentemente dalle proprie convinzioni politiche, fare disinformazione è sempre sbagliato. In descrizione trovate tutte le fonti che ho usato per fare questa ricostruzione. Non sono un professionista storico, geopolitico, astrospaziale, ho semplicemente raccolto un po' di fonti che ritengo valide partendo dall'articolo del Corriere. Pronto a cambiare opinione in qualsiasi momento, se qualcuno portasse delle testimonianze valide. La verità non esiste, vi assicuro che ho fatto tutto in estrema buona fede. Vi saluto, se vi è piaciuto il video vi invito ad iscrivervi, lasciare un commento, condividerlo, qualsiasi cosa possa aiutare il canale a crescere. Vi saluto, alla prossima, ciao!